Fabrizio, Enea Hi. E Sandro e Agnese di Disco Volante, Sinigallia, è vero? Confermiamo. il nome Disco Volante da cosa è stato preso? Questa è Enea. Disco Volante è un'idea di Franco Civelli, che è un nostro redattore paraplegico. Caporedattore. Sì, caporedattore, sì, è vero. Che è venuto nello studio e mi ha preso di petto e mi ha detto: io voglio costruire un disco volante. Cioè costruire proprio il progetto con un suo calcolo di come si può dire? Proprio delle leggi anche fisiche, sì, 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 perché sì, lui sì, aveva sì. In mente un progetto ingegneristico, cioè di costruirsi proprio una macchina volante funzionante, insomma l'idea era proprio questa. E lui si è studiato il principio della conservazione del moto, perché poi adesso non è che io possa entrare nei dettagli, perché il progetto di disco volante di Franco Civelli è un progetto segreto, quindi sì, voglio dire, non è che si può divulgare così tranquillamente a chiunque, perché poi può entrare anche in possesso di personaggi poco raccomandabili, quindi si possono fare alcuni vaghi cenni sul progetto di Franco. Proprio l'altro giorno stavo parlando con Enea che è probabile che all'interno dello studio Zelig di disco volante ci siano delle microspie. Ecco appunto, quindi ne possiamo parlare solo fino a un certo punto. Ma esattamente. Poi dalla cosa dell'idea, diciamo, di costruire seriamente un veicolo funzionante, si è passati all'idea di un veicolo non materiale, ma di un veicolo immateriale, cioè quindi un disco volante etereo, perché in fondo già il disco volante in sé è un veicolo che viaggia attraverso l'etere, sì, no? Quindi un altro veicolo però immateriale che fosse in grado di viaggiare attraverso l'etere e trasportare i contenuti del gruppo, della redazione, del gruppo di lavoro. A proposito del gruppo, quanti siete che collaborano attivamente a Disco Volante adesso? Dunque, attivamente quattro. Anche qualcuno di più, direi. Beh, no, dopo ci sono le ultime ragazze che si sono aggregate adesso. Insomma, sì, direi sì. 7-8 indicazioni, sì. Comunque il nucleo base siete voi tre e Franco. Noi tre e Franco il nucleo base, sì. Benissimo. Le origini di Disco Volante ne avete già parlato, da un'idea di Franco. Quindi voi siete Studio Zelig, è una cooperativa, è un'associazione? Un'associazione. Poi l'idea, noi qui lavoriamo ad un progetto su creatività, comunicazione e handicap. E nell'immaginario il disco volante porta gli extraterrestri, cioè coloro che sono altri da noi, ma anche in maniera totale, come può essere un disabile, come può essere un extracomunitario, come può essere un insetto, no? E da questa concezione siamo partiti per aprirci al mondo, per comunicare, usando linguaggi non verbali, linguaggi visivi, tutto quanto fa media, insomma. Cioè, e quali sono stati i momenti di successo di Disco Volante? Per provocazione, noi diciamo che la televisione è terapia anche, no? Terapia non intesa terapista, terapizzato, ma il vedersi attraverso uno schermo o un visore o una console dà una autogratificazione. Questo l'ho fatto io, questo fa parte del mio bagaglio culturale, no? E se un malato mentale, un disabile fisico, psichico utilizza questo medium, noi pensiamo che possa attrarre giovamento per il ruolo sociale valorizzato, per quali erano le altre... Avere anche un ruolo
di relazione con quella che è la comunità, la collettività, quindi un ruolo sociale riconosciuto, essere riconosciuti anche per dei talenti che tu hai da esprimere. Quindi diciamo il disabile in quel momento lì non è semplicemente un recettore passivo di progetti assistenziali, di servizi, ma è lui invece che ha qualcosa da proporre, qualcosa da offrire e anche un talento suo da esprimere e da condividere con quella che è la comunità, il quartiere, la collettività. Quindi lì rientra il discorso terapeutico, il discorso anche proprio del protagonismo, insomma, cioè dell'essere protagonisti di un progetto, ecco, non semplicemente dei recettori passivi. La comunità ha recepito appunto. Sì, ecco, proprio quella cosa che tu dicevi un attimo fa, no? Dice qual è uno dei successi di Scuolante. Beh, a me la prima cosa che mi viene in mente, uno pensa quando pensa ai successi delle emittenti televisive, pensa a dei programmi che hanno fatto e hanno captato una audience particolarmente rilevante, no? Per Disco Volante, come per tutte le Tele Street, secondo me il successo è il fatto stesso di esistere. Cioè il fatto che esisti è quello che è un successo, perché è il fatto di esistere che già cattura e capta l'interesse delle persone che hanno saputo che tu esisti. E questo già è stato sufficiente per muovere un interesse, perché le persone che poi non solo hanno ricevuto il segnale, quindi hanno potuto vedere i programmi di Disco Volante, ma anche quelli che solo hanno saputo che questa realtà esisteva, si sono cominciati a avvicinare, si sono interessati, chiedevano che cos'era, che intenzione avevamo, cosa facevamo, e hanno cominciato a portare anche del materiale loro da trasmettere, quindi era questo già il successo, cioè il raggiungere e creare subito un interesse, un'attenzione, un'attrazione. Sì, ma poi, voglio dire, nell'ambito del piccolo raggio di trasmissione era sicuramente un successo anche in termini proprio numerici, nel senso che il rione Porto, che è un rione, tutti quanti si ostinano a chiamare l'antico rione Porto della città di Senigallia quartiere, in realtà non è un quartiere, il rione Porto è un vero e proprio rione, infatti si chiama rione sulla base anche etimologica dei rioni veneziani, cioè le città di mare erano divise in rioni anticamente. Dal rio, sì, da fiume, esattamente, canale. Esattamente, il fiume ce l'abbiamo qui a fianco, il nostro fiume che non è un fiume, è un torrente che diventa largo solamente in città. E di conseguenza il rione Porto, dicevo, è un piccolo rione, è la parte più piccola di tutto il centro storico di Senigallia. E quindi parliamo di 400-500 abitanti, non di più. I 500 abitanti del rione Porto seguivano tutti quotidianamente Disco Volante, sia gli abitanti senigallesi, sia gli abitanti, i nuovi abitanti del rione. Un'altra caratteristica di questo posto è la forte presenza, oramai maggioritaria, di presenze immigrate, di tantissime etnie, ma comunque sicuramente maggioritaria in questo momento. Quindi qua diciamo che su 500 utenti, no? 300 erano immigrati e 200 i senigallesi storici, insomma, ecco, diciamo così, ma tutti comunque seguivano quotidianamente Disco Volante. Cioè qua veniva la gente e diceva: mi fai vedere la messa? E vedevano la messa, parlo in dialetto così, capite? C'è la commedia in dialetto stasera d'estate, ce la fate vedere? E vedevano la commedia in dialetto. Il consiglio comunale, il Bar Giusi, che è qui a 50 metri, che è il solito ritrovo di tutta la comunità magrebina del rione, forse anche di più, tutti lì sintonizzati. La televisione dentro Bar Giusi o era su Disco Volante o era su Al Jazeera, praticamente, non c'erano alternative. Sì, poi loro quando vedevano questi immigrati che diceva Sandro adesso, quando vedevano un operatore di Disco Volante che li riprendeva, loro subito pensavano che il segnale televisivo veniva ritrasmesso in Marocco, mandavano i saluti a casa, alla famiglia, perché quando venivano a telegramma pensavano, dice, allora poi queste cose tu le manderai in Marocco, le manderai in Tunisia, dai parenti, quindi così si crea subito questo legame del mezzo condiviso, insomma, perché non è in realtà un rapporto verticistico, lì è veramente un rapporto orizzontale tra l'operatore televisivo e le persone, la gente. E per partire, quali finanziamenti avete utilizzato? Finanziamenti sottoscrizione,
lo studio Zelig usufruisce di fondi sia da istituzioni pubbliche che istituzioni private. No, qui bisogna, secondo me bisogna essere molto chiari da questo punto di vista, perché anche a livello locale sono nate diverse polemiche da questo punto di vista. Allora, Disco Volante TV non ha ricevuto un centesimo di finanziamento pubblico o privato, al di là di quelli che spontaneamente sono stati messi in gioco dai vari componenti della televisione o di piccolissimi, ma veramente piccolissimi sponsor che neanche comparivano come sponsor dietro nostra richiesta. Punto. Questa è la situazione. Poi dopo c'è lo studio Zelig, che è l'attività che descriveva prima Enea, che per la sua natura, per la sua ragione, lavora con istituti pubblici e privati e ha di conseguenza per il lavoro che fa e per il materiale che produce ha un suo canale di guadagno, ma che non c'entra assolutamente con il Disco Volante in quanto tale. Insomma, punto, stop. Bisogna essere chiari da questo punto di vista, perché sono venute fuori anche interrogazioni alle quali poi dopo sono seguite querele e denunce. Quindi chiariamo questa cosa. Chiariamo queste cose. E così è la situazione. Solite bighe. Invece, bene, no, abbiamo parlato dei successi, ma poi quali problemi avete avuto? Il problema più grosso è stata la chiusura, la posizione di sigilli. E se non subivamo quell'intervento lì da autorità del Ministero, non avevamo problemi sostanzialmente. Cioè, i problemi sono della capacità di ognuno di noi di poter tirar fuori le proprie energie e quindi avere poi anche il tempo per starci dietro, per dedicarsi, perché sappiamo bene, insomma, questa è un'attività totalmente volontaria, spontanea, e quindi ognuno deve, sono tutte persone che magari o lavorano o comunque hanno altri impegni, devono stornare del tempo e delle energie da altre attività, da altre necessità, bisogni e dedicarle, ma questo lo si fa, voglio dire, questo in realtà poi non è un problema, però comunque è una cosa che va tenuta in conto, nel senso che non avendo degli appoggi e dei contributi anche sul piano finanziario ti trovi insomma a dover dare una disponibilità che da un lato è gratuita e da un lato sottrae tempo ad altre eventuali attività che tu necessariamente comunque devi portare avanti parallelamente, quindi questa è una difficoltà oggettiva, pratica, che tutti hanno, insomma tutti credo quelli che sono dentro il movimento delle telestreet, perché poi chi ha la famiglia, chi ha il suo lavoro oppure altre occupazioni comunque sa che quelle cose lì le deve fare, deve garantire un determinato tempo sicuro a quelle occupazioni e dedicare il resto a quello che magari veramente gli piace fare, che è l'attività di telestreet e quello che ne fa parte. Ma quindi voi Disco Volante, TV di strada, tra le poche se state chiuse, l'unica chiusa. Beh, c'è stato anche il caso di Termini Imerese, no? In realtà però anche Termini Imerese non ha più riaperto, anche perché c'era più nessuno che ci lavorava a questo progetto, Perché anche la riapertura teoricamente sentivamo, ed era una cosa di cui si chiacchierava tra noi proprio questi giorni, teoricamente sarebbe anche possibile, fattibile, sia a parte su un piano pratico, ma anche su un piano proprio di diritto, perché noi siamo stati chiusi, abbiamo avuto proprio la mala sorte, la sfortuna di essere stati sigillati 5 giorni prima che il Parlamento della Repubblica approvasse un ordine del giorno presentato da alcuni parlamentari dell'opposizione, dove si diceva che comunque si doveva concedere alle telestreet sul territorio nazionale un permesso temporaneo di utilizzo dei coni d'ombra, diciamo, quindi una libertà di utilizzo dei coni d'ombra. Questo è stato accettato, recepito questo ordine del giorno dal governo Berlusconi, e quindi da quel momento in poi, diciamo, le telestreet hanno potuto operare anche con una certa garanzia di non essere continuamente assaliti da qualunque funzionario ministeriale che volesse intervenire brutalmente sulla loro attività. Però questo è partito, è stato accettato, è un evento parlamentare che si è verificato 5 giorni dopo la chiusura di Disco Volante. Quindi noi abbiamo avuto questa sfortuna e teoricamente adesso potremmo anche riaprire senza dover incorrere in particolari problemi di sanzioni, proprio per la copertura di quest'ordine del giorno, che come garantisce gli altri, garantisce anche noi.
Ma cosa ne pensate della classe politica italiana? Beh, su questo non so, è il caso di sorvolare. Forse è il caso che sorvoliamo su questo. Non credo che i nostri giudizi siano diversi dai tuoi. Sì. Abbastanza facile da prevederli, insomma, ecco, abbastanza facile da prevederli. Bene. Vabbè, abbiamo parlato del contatto con gli immigrati. Potete dire qualcosa riguardo gli atteggiamenti che sono cambiati magari nel quartiere che raggiungeva il segnale di disco volante? A parte, vabbè, c'è stato questo affluire di nastri anche di produzioni. Ma adesso cambiamenti, voglio dire, non è che adesso poi non so, sì, tre mesi magari no, più che altro la disponibilità della gente del quartiere, sia Fabrizio che io abitiamo nel rione, e avendo tra noi un disabile su carrozzella, abbiamo lavorato molto sull'abbattimento delle barriere architettoniche, cioè il nostro cavallo di battaglia erano questi servizi mirati al superamento delle barriere, e questo ha smosso qualcosa, perché che il ponte che abbiamo qui vicino verrà ristrutturato in maniera così per adesso provvisoria, però con l'abbattimento di gradini, di livelli. Franco Civelli verrà inserito nella commissione edilizia, no? La sensibilizzazione ai commercianti perché adattino le loro strutture anche per disabili. Abbiamo notato che un 90% delle strutture commerciali hanno un impedimento all'ingresso, cioè 3-4 gradini, porte strette, non agibilità, come il 100% dei bar non ha un bagno adatto per i disabili, come se non ci fossero, no? Il problema non si è mai posto. Con i nostri interventi molti commercianti si sono posti questo problema, poi se lo supereranno. Ma perfino le chiese, infatti poi Franco sottolineava nel servizio suo anche le entrate e gli ingressi delle chiese, insomma, ecco, sì, dove sì, c'è sì, dappertutto 3-4 scalini, e allora lui poi commentava e dice, vabbè, siamo tutti cattolici, però insomma questa roba qua davvero è un'indecenza proprio, e giù martellate, perché poi il leitmotiv, il ritornello del servizio erano le martellate di Franco su questi scalini di granito. Se presente sul CD. C'è sul CD, come no, il servizio delle barriere, sì. E quindi questo è stato uno degli obiettivi raggiunti anche grazie al disco volante. Sì, questo sì, certo, si può, sì, cioè, senz'altro. Poi la nostra storia è talmente breve che è un clean day, proprio un battito di ciglia, insomma. E quali altri erano i programmi di punta, oltre a quello di Franco? Quello sui profili di personalità popolari, qui del rione, della città, il consiglio comunale, poi avevamo il pescatore, sì, il lavoro del porto. Insomma, avevamo un palinsesto, un proto palinsesto che poteva essere sviluppato in maniera così più ampia, più approfondita. Comunque continuiamo a, non dico a produrre giornalmente, ma insomma ci mettiamo le mani, perché pensiamo di non aver finito come storia. Eravate degli ospiti in trasmissione? Abbiamo sì, che ha avuto, non so, Enrico Lucci delle Iene, poi Edoardo Bennato, quando venne a Senigallia quest'estate a tenere un concerto, lui apprezzò molto l'idea del disco volante. E poi personalità della cultura. Della cultura e della politica a livello locale. Enzo Cucchi, insomma. Enzo Cucchi come artista. Spetagnese. Guido Calvi, senatore. Per entrare nella politica, Calvi, Cucchi, Lyon.
E chi intervistavate più spesso? Gente comune. Gente della strada. Uscivi in strada, andavi al mercato, intervistavi. Sì, sì. Andavi al porto, intervistavi. Al mercato vi riceveva o era già fuori dalla portata? No, ma qui ci ricevevano appena qui di fronte, dove eravamo per il convegno. Lì qualcuno ci vedeva anche. E come c'è un... potresti trovare un modo per definire il linguaggio che utilizzava Disco Volante nelle trasmissioni? Com'è il linguaggio? In realtà non è che esiste, diciamo, sostanzialmente comunque, va bene, diciamo, adesso non è che entriamo nella questione tecnica dei linguaggi, però quando abbiamo fatto anche delle rielaborazioni particolari del materiale che avevamo, molte volte in questi servizi che dicevano anche Sandro e Enea, con le riprese per strada si faceva più che altro un montaggio in camera, quindi non è che c'era una rielaborazione studiata e poi rivista, diciamo, a tavolino, ecco. Sostanzialmente si prendeva questo materiale, poi il materiale in base anche alle interruzioni che venivano fatte al momento stesso della ripresa e la ripresa di registrazione veniva poi ritrasmesso così com'era, ed era un documento, un materiale reso disponibile così com'era, insomma. Nel caso in cui invece ci trovavamo a fare dei montaggi, quindi a rielaborare proprio noi di iniziativa nostra, abbiamo lavorato più sul campo dell'associazione simbolica in genere, cioè non fare un montaggio, tranne in alcuni casi in cui era appropriato. Per esempio nel servizio delle barriere abbiamo fatto un montaggio abbastanza tradizionale di tipo narrativo, cioè un percorso, un viaggio, no? Si esce dallo studio e si va a caccia, come diceva Enea, per la città andiamo a caccia delle barriere, e quindi mano a mano la strada che porta verso il centro della città dallo studio viene seguita passo passo attraverso una scansione sostanzialmente temporale e narrativa. Quindi questo è un tipo di linguaggio elementare televisivo tradizionale. Quando non abbiamo usato questa forma qui, perché ritenevamo una forma, diciamo, più stimolante dal punto di vista dell'associazione d'idea per lo spettatore, allora abbiamo usato delle associazioni simboliche, quindi inserire anche nelle immagini riprese da noi anche delle immagini prese da archivi cinematografici, eccetera, che interrompessero un pochino il flusso naturale del discorso visivo, lo interrompessero con un contrappunto di contrasto, di contraddizione o comunque anche di analogia, di associazione simbolica. E questo è un altro tipo di montaggio, di linguaggio che abbiamo usato. Per il resto, insomma, ecco, sono queste le forme principali. Quando facevate dirette da qui, telefonava qualcuno? Certo, sì, la mattina alle 9 c'era una sorta di lettura dei giornali. C'era la rassegna stampa. La rassegna stampa attenuta un giorno dal Messaggero, un giorno dal Resto del Carlino e un altro giorno dal Corriere Adriatico, le tre testate locali. E venivano date le varie informazioni, le letture, se era successo qualcosa il giorno prima o la nottata la si dava, e lo studio era qui, era un drappo, un logo del Disco Volante e il giornalista. Venivano dati. Poi in un secondo momento commutavamo il segnale del satellite in terrestre, e lì so che è una piratata, però la mattina c'era la messa, no? Poi il meteo. Sai che ci sono questi canali satellitari specifici. E abbiamo mandato Iride, no? Iride TV durante la festa dell'unità di Bologna, a cui abbiamo partecipato anche come telestritme alla sede. Sicché la giornata era piena, se vuoi, no? Fino alla sera, dove ospitavamo degli amici extra comunitari che ci portavano delle cassette dei loro paesi, della loro televisione o del loro cinema. Vedi Notturno Indiano, questa rassegna di cinema indiano, e del Bangladesh. Quindi il riscontro sull'audience, oltre a queste telefonate... L'unico rilevamento che abbiamo fatto era sui 300-400
persone. Rilevato come? Rilevato con un passaparola porta a porta, tipo. Ma questo poi dopo la chiusura, perché dopo la chiusura abbiamo distribuito delle cassette porta a porta per non interrompere bruscamente il contatto con il disco volante. Va bene, quindi ci abbiamo a concludere un'ultima cosa su così strumentazione adottata. Ma la strumentazione è quella classica, diciamo, sono videocamere portatili, piccole e digitali, quindi si lavora sul mini DV, perché il mini DV poi ti consente di fare il montaggio digitale su computer, e quindi è uno strumento relativamente semplice da un lato e compatto anche, cioè non devi poi connettere anche apparecchiature complicate di tipo diverso e interfacciarle fra di loro in un processo di lavorazione complicato, ma ti basta una videocamera e un computer e fai tutto, insomma controlli tutto il processo di lavorazione, dalla registrazione della camera al montaggio, al riversamento, alla registrazione su tutti i supporti, alla post-produzione, controlli insomma tutto il flusso con una dotazione contenutissima. Le videocamere sono o di proprietà personale o certe volte prestate da amici, il computer è stato comprato usato con una spesa minima, la dotazione software inclusa, i programmi amatoriali di utilizzo semplice, ma sapendoli poi gestire si tirano fuori anche dei risultati abbastanza decenti, insomma. Sì, l'unico costo è stato il trasmettitore, il modulatore di frequenza, che ci è costato 700-800 euro. Che avete preso? Abbiamo utilizzato il primo kit Telestreet. Mm-hmm. Con antenna Omni a 360 gradi. Ah, di tu bassi qui, costoso. Sì, è obsoleto adesso, perché è già stato superato proprio questa cosa. Però è su, è una bella antenna, ancora ce l'abbiamo sul tetto, visibile, si vede, ogni volta che la vedo mi incazzo, perché penso di essere sigillato, però... Non tutti i mali vengono per nuocere, dalla nostra chiusura siamo balzati alle cronache da giornalisti affermati, testate televisive, programmi TV, tutto. È successo il finimondo, insomma. Fino all'organizzazione di Eterea, a cui tu hai appena partecipato. Benissimo, se volete aggiungere qualcosa, se no... E viva di Scovolante e ricominciare al più presto. E io ve lo auguro. Sì, anche noi. Grazie. Prego. Così, dai Agnese, saluto un po'. Prego. Così, dai, tira sul tiro. 'E Marco, Anelli Mancanti TV Firenze. Olè. Anelli Mancanti perché? Perché manchiamo. No, ma il microfono. Non bisogna metterlo. Perché abbiamo degli anelli che mancano. E allora noi cerchiamo di siccome noi siamo gli anelli mancanti, siamo gli anelli che mancano, noi cerchiamo di immetterli nella catena del. Non lo sappiamo perché ci chiamiamo anelli mancanti. Non lo sa. Tu lo sai? No. Tu? Quanti siete il nucleo fondatore di anelli mancanti? Uno. E uno, due. Uno e uno, due. No, saremo in... No. Quanti saremo? Due. No, siamo in un bel po'. Da nucleo fondatore siamo... Boh, vabbè, diciamo, il primo sono stato io, poi dopo
ho raggruppato vari elementi, alla fine in una decina eravamo all'inizio, poi dopo c'è chi si perde, c'è chi ritorna, poi si riperde e così via. Attualmente attivi siamo una decina, che sono però cambiati. Nell'immancante dovrebbe nascere circa 95 novembre. Ah, nell'immancante l'associazione? Sì. Ah, la TV. Ma perché così ci abbiamo più da parlare se parliamo anche dell'associazione. Sì, sì? Anche dell'associazione. Va bene. Nel 97 nasce occupando un posto in una piazzetta di Firenze in cui sono gli allora componenti sono stati sloggiati da questa piazzetta e poi ci siamo ritrovati in via Palazzuolo con un contratto a termine dato dal comune fortunatamente, ma alla fine del 2004 finisce anche questo contratto, quindi avremo altri forse dei seri problemi a continuare ad esistere anche fisicamente, forse ci sono le elezioni. Mentre la TV nasce nel novembre, poi l'idea nel novembre del 2002, cioè anche se poi di fatto è difficile capire quando nasce una TV di strada, perché noi tipo quando siamo nati per trasmettere ci abbiamo messo tipo 4 mesi, però in realtà in questi 4 mesi abbiamo dato interviste a Rai 2 a tutti i giornali di Firenze, quindi di fatto eravamo già nati. Forse una TV di strada nasce quando se ne parla, un parto prematuro. Quali sono stati appunto i problemi che magari avete avuto prima di partire, anche dopo che siete partiti? Ma soprattutto di attrezzatura e capire cosa vuoi fare. Una volta che hai l'attrezzatura poi dici beh adesso cosa vado a fare, e lì è il problema più grosso. Poi pian piano ti organizzi, provi a fare dei programmi, poi li sbagli, poi allora li riprovi a rifare e allora magari ti vengono benino, poi però li vuoi migliorare, allora li rifai e poi alla fine poi alla fine li stiamo ancora rifacendo, insomma. E invece i momenti di successo quali sono stati? Abbiamo fatto un evento dove siamo ufficialmente partiti a metà giugno dell'anno scorso e lì è stata una grossa cosa, perché fondamentalmente siamo davanti a una piazza che è un parcheggio, ed è una piazza che, sai, Firenze è comunque una città turistica apprezzata in tutto il mondo, quella è una piazza bellissima che è utilizzata sempre come parcheggio e noi l'abbiamo fatta sgomberare dalle macchine, ci abbiamo fatto una festa di strada con artisti di strada e dove abbiamo trasmesso il nostro primo palinsesto, e lì io ho ricevuto dei complimenti dagli abitanti perché era la prima volta che vedevano questa piazza libera dalle macchine, utilizzata penso per gli scopi per cui sia stata fatta una piazza, cioè per aggregarsi. Come siete finanziati? Fidanzati? No, single. dunque, ci siamo... autotassati sempre, anche adesso. Però... qualche finanziamento l'abbiamo ottenuto tramite i vari eventi che organizzavamo, quindi le feste, e alcuni li dovremmo ottenere facendo dei corsi di formazione prossimamente, ancora non ne abbiamo le quote. No, di fatto quello che secondo me una TV di strada può, cioè il metodo per cui una TV di strada può accedere a dei finanziamenti è l'unico modo che ha per sopravvivere è proprio questo, magari di trovare soldi attraverso fondi per progetti, perché di fatto le possibilità di una TV di strada sono enormi, dalla formazione a come abbiamo fatto noi per la festa in piazza alla rivalutazione di spazi urbani per esempio, che possono poi diventare magari anche la sede, che possono diventare poi magari un luogo dove si fanno spettacoli e dove vengono filmati, quindi noi per adesso li stiamo trovando proprio con dei progetti di formazione e io insomma inviterei tutti a fare lo stesso modo. Formatevi. Informali. Quali sono gli obiettivi che hanno rimancati?
Ma di, a breve termine gli obiettivi sono di avere una redazione che funziona in maniera abbastanza ordinata, diciamo. Che sia anche sessualmente equidistribuita. Diciamo. Esatto, sessualmente equidistribuita. E anche, perché una cosa in cui noi abbiamo fatto molta fatica è coinvolgere gli immigrati, non tanto nell'essere pubblico, nell'essere soggetti delle nostre trasmissioni, ma nell'essere partecipi, nel fare, cioè nel tenere in mano la telecamera o nell'organizzare programmi. Questo è abbastanza difficile. Lì gli obiettivi a breve termine sono proprio questi, avere una redazione multietnica. Finora gli obiettivi raggiunti quali sono stati? Avere una costanza nelle trasmissioni, e questo è un grosso obiettivo, e avere anche un certo riscontro di pubblico, perché di fatto comunque ci conoscono, insomma, magari non sappiamo bene quanti ci guardano, però in città la gente ci conosce e ci apprezza, quindi quando facciamo un evento pubblico poi abbiamo una risposta di tutta la città. Ecco, appunto, come sono cambiati gli atteggiamenti nella zona, nella via, no? Beh, non sono cambiati molto, penso, perché comunque i fiorentini sono sempre stati abituati ai turisti, ma ai turisti passanti, non ai turisti che si fermavano. Quindi l'immigrazione non penso che ci sia così, non c'è integrazione nel quartiere, cioè, ci sono i fiorentini e ci sono gli immigrati che stanno per conto loro. Diciamo che un obiettivo che probabilmente abbiamo raggiunto anche nel quartiere, rispetto al quartiere, è il fatto che comunque noi volevamo dare man forte a questa associazione che si occupa di immigrati, che di fatto fa molta fatica anche lei a sopravvivere, cioè ci staccano il telefono un mese sì, un mese no e via dicendo. E quello che ha dato più soddisfazione è stato proprio il fatto che l'associazione con la TV è stata rivalutata, l'hanno conosciuta in molti, quindi abbiamo anche avuto magari più immigrati che venivano a scuola, gli immigrati anche più contenti che ci fosse la televisione, quindi che partecipassero a un'associazione così conosciuta, e questo è un altro obiettivo. Ed è forse, siccome anche nel quartiere ci sono molti immigrati, questo forse è l'unico. L'unica cosa che siamo riusciti, stiamo un po' cambiando rispetto al quartiere. Poi voi avete un modo insolito di mostrare il palinsesto, di informare su programmi che stanno partendo, amatori che. Sì, facciamo così, e noi scendiamo per la strada, per via Palazzuolo, e informiamo le persone che abitano nel quartiere tramite un magnetofono, un megafono in cui invitiamo le persone a sintonizzare il loro apparecchio televisivo sulle frequenze della TV, e in caso magari che ci sia, non so, una vecchina che non sappia sintonizzare, perché comunque sintonizzare una TV non è facile, non è per niente facile, perché poi ogni TV è diversa, devi andare a cercare sempre nel sottosuolo, non è facile, e quindi noi saliamo in casa di queste vecchine che ci offrono il caffè, gli sintonizziamo la TV sulla frequenza in cui trasmettiamo, UHF 60. Ma quando usate il megafono qualcuno vi urla dalla TV? Certo, noi sì, ci mandano a Ramengo, sì, ma però tanti altri invece ci sorridono, e noi siamo contenti quando ci sorridono. Dalla finestra, proprio lì fanno uscire e lì. I bambini felicissimi. I bambini ci guardano. Dalla finestra, perché non so, dalla TV. Perché noi, sai, non sappiamo, non abbiamo in realtà un resoconto di quante persone ci stiano guardando, perché ci si trova sempre in questa sala a trasmettere e c'è sempre questo pensiero che nessuno dice, che ma ci starà guardando qualcuno? E noi speriamo di sì. Poi appunto i programmi che partono, quali sono? Devo dire che alcune volte ci troviamo senza sapere quale sarà il palinsesto della serata, e quindi poi magari
Noi iniziamo a trasmettere alle 9, magari alle 9.40 arriva Fabrizio Calucci che ci porta una sua mini DV di un documentario che ha girato a Gerusalemme e noi lo mandiamo su senza problemi e senza visione, senza previsione neanche meteorologica. Ospitate qualcuno in trasmissione? No, in realtà non ci siamo ancora riusciti, però lo scopo è proprio quello, cioè, perché noi abbiamo una scala che dalla strada sale su alla televisione. Lo scopo è proprio aspirare la gente del quartiere, fare in modo che possa venire lì e almeno vedere come si fa a partecipare, e interagire, agire, divertirsi, ballare, cantare. Chi è che intervistate più spesso? Chi donne. Intervistiamo più spesso? Donne, sì, normalmente. Ma per esempio l'altra settimana lui si doveva tagliare i capelli e siccome c'è un barbiere che è? Nigeriano, allora noi siamo andati con la telecamera, lui si tagliava i capelli e io riprendevo e il barbiere faceva il suo lavoro. Tutti avevano un ruolo, insomma. Sì. Hai una sigaretta? Comunque, prevalentemente vi occupate come tematiche di quelle dell'immigrazione, dei problemi degli immigrati, no? Sì, come tematica principale sì, è quello che ci... è quello che ci presupponiamo sempre prima di partire, poi in realtà i temi si mescolano e noi non li lasciamo liberi di mescolarsi. Per esempio quali sono altri temi che entrano? Ma abbiamo, perché cioè, siamo partiti cercando di fare tre più o meno un palinsesto con varie tematiche, quindi c'era una era la televisione spenta che ci serviva per guadagnare tempo, che era fare mezz'ora di acquario filmato, quindi TV soprammobile, oppure programmi presi, clip presi da internet, e quindi questa era la base che ci serviva per avere garantire un palinsesto, e poi documentari, interviste del quartiere o non nel quartiere, filmati di eventi della città, e questo era poi l'altra parte che è quella più difficile da fare, quindi spesso non la facciamo, non ce l'abbiamo, insomma. Il nostro prossimo formato riguarderà il ritrovamento di Tarzan, che è questa persona che abita nel quartiere, che puntualmente ogni mattina alle 8:30 spalanca le ante della finestra e fa l'urlo di Tarzan come un risveglio quartieresco. E poi abbiamo un formato che stiamo scrivendo, che è un documentario di un animale tipico delle colline toscane, che è un animale molto schivo e che nessuno ancora ha documentato, che è il lampredotto. Ora, voi vi potete chiedere cosa sia il lampredotto. Lampredotto, innanzitutto c'è una disinformazione pazzesca su questo tipo particolare di animale, perché viene venduto come interiora di mucca. In realtà non ha niente a che fare con l'interiore di mucca, è un animale collinare che vive nei dintorni di Firenze e c'è una particolarità anche fisiologica, perché vivendo sulle curve di livello lui ha sviluppato come evoluzione naturale una zampa più corta e una zampa invece più lunga, perché gira attraverso le curve di livello. In maniera orizzontale sulle colline. E di fatto ha mantenuto anche una... Che tette! Ha mantenuto anche una faccia, un lato diverso dall'altro, per cui i fiorentini, quando gli si attraversa una volpe per strada, in realtà magari è un lampredotto, perché da quel lato è il lampredotto. Se uno andasse a vedere dall'altro lato assomiglia più a una lepre, per cui se attraversa la strada dall'altra parte il fiorentino dice ah, è passato una lepre, e invece era il lampredotto. Però io devo dire una cosa che mi preme molto. No, questa, perché a proposito di questo animale c'è una campagna contro il terrazzamento, perché se noi facciamo una collina a gradini il lampredotto quando arriva contro il gradino smette di vivere,
subisce. Non può più deambulare, vista la sua conformazione fisiologica, eccomi. Come definireste questo, cioè, linguaggio che usate nella trasmissione, cioè questo? Realista. Profondamente realista. Avete pubblicato qualche lavoro su internet o qualche pezzo, presentazione? Sì, la festa del che abbiamo fatto a giugno. Ah, sì? Sì, è stata pubblicata da dei giovani di, come si chiamano? Non so, non sapevo neanche. Ah, no, si chiamano da quelli che Indie Media. Chi è che collabora? Ma in realtà ci sono delle persone che frequentano sempre settimanalmente tutti i giovedì e poi ci sono dei collaboratori occasionali, dei co che vengono quando ci vogliono portare un lavoro in particolare che hanno svolto durante i mesi precedenti, durante le settimane precedenti e che noi trasmettiamo senza nessun problema. Ma qualcuno telefona in studio? Telefono in studio? Ci abbiamo il telefono staccato. Però secondo me telefonano. Dei fax. Comunque qual è la vostra strumentazione? La macchina fondamentale. Cioè l'automobile. L'automobile, quell'automobile. Sì. Poi? Poi la mia telecamera. Quegli arnesucci per trasmettere, l'antennina e tutti i vari apparecchi per trasmettere, un mixer video comprato di recente di grande importanza, basta. Qual è la potenza di emissione della vostra antenna? Bah, noi usciamo a 5 watt, però secondo me all'antenna usciamo a 2. Poi abbiamo un muro davanti. Perché c'è un cavo lungo. C'è un cavo lungo, sì. Abbiamo deciso di tenere tutta l'apparecchiatura interna. Per quanto riguarda l'illegalità, come punirci? Siamo contentissimi di essere illegali, così facciamo quel cacchio che ci pare. La bollate così, liquidate così? Sì, secca. Poi vuoi aggiungere qualcos'altro? No. No. Nessuno aggiunge niente? No. Grazie. Salutate tutti. Anelli Mancanti TV. Ole! Arriva il vigile urbano. No, ho capito. Ciao Alessandro. Ciao ragazzi. Salutati in Romagna. Sì, salutati i dottorini. Sono anche dell'Ungheria dietro. Sorge. Non hai vinto la partita. Non hai vaccini.